oggi giornata un po' dedicata allo shopping, non facciamo niente di straordinario, andiamo pure a mangiare da qualche parte, non so dove ancora, e quindi a più tardi vediamo un po' che cosa succede, se riprendiamo qualcosa di tragico nella telecamera per fare un po' di scoop. A più tardi. Allora ragazzi, siamo arrivati da Cicciotto, però non siamo andati all'Arco del Parco, siamo andati a questo qua proprio vicino alla Fenestella. Qua ci facciamo pure una sigaretta. Vedi? Ah! Sì. Beh ragazzi, questo qua è quello di spaghetti là, con il gambero, là, la frittura, la mozzarella, il polipo, e poi arriva ancora la cernia, quella là, una squittipetta. Allora, vari tipi di carpaccio. Carpaccio di cernia, sì, per come mangio tutto. Carpaccio, guardate quanto è bella la presentazione. Prendi qua carpaccio di cernia, carpaccio qua, vedi. Voilà. Carpaccio così, carpaccio così. Tu era buono? Grazie mille, signore. E con la ricotta? No? Mangio un po' di mozzarella, carpaccio, mangia. Se no mi sono arrivato qualcuno. Meno male. Allora ragazzi, tutto terminato, piatti puliti. A dimostrazione. In fase mi arrivi avec, okay. Avec Karim, sur le Champs-Élysées. Altra cosa. Cerco di prendere più sole possibile. Voilà, ragazzi. I piatti sono più grandi del tavolo. Qualcosa di più grande. Signori. Un po' di patatine, un po' di sozze, finocchi. Aspettate. Un gattino. Oh, non me ne... Non ha più di mangiare. Quando è bello questo gattino. Ma io non t'ho vista prima, che me ne dirà da mangiare? Questo non è gattino, è una personcina. Vieni babbo, vieni. Non è tutto bello, babbo. Ah, che bello babà, sono la Napoli che sanno fa. La faccio lo nord. Vedete, quando la va, frutta fresca, è mare. È sole, bella gente. Il caffettino. Questi video adesso andranno un po' anche su ricette da ballo, così facciamo vedere quello che... Siamo 12, oggi siamo giovedì. Oggi? Oggi è 12. Giovedì. Allora, c'è vendredi. Vendredi 13.
Vogliamo passare qualche giorno a Santa Caterina da Marche? All exits are fine. Giusto arrivare a me. Preferire tra i capri. J'aime pas moi, ma il fish, c'est pas ce che vous avez. Ma l'impacca, l'inquisizione, non è chic. Qua già ho fatto il colore rosso, il naso rosso. Qua? Ho fatto il naso rosso della bronzatura. Io? Ho fatto il naso rosso della bronzatura. Abbronzare. Qua? Ah. Dove? Io, in faccia, già sono abbronzato. Tu domandi taxi, Paolo. Taxi e del caffè. Ti vai in caffè? Buongiorno. Allora ragazzi, ci stiamo spostando per andare a fare un po' di compere. Una mutandina, cartina, maglielona. Anche un po' a roba coreografica per le mie sculture. Andate che già! Ragazzi, questi sono per voi, non c'è dato a chi si qua. Tieni. Vedete, per lo for dog, Mangiano, Sai, cani! Sai, cani! Arriva! Sai, cani! A dove, Ma si fa un anno. Adesso sta succedendo. Ci spostiamo un pochettino a vedere un po' la situazione per le mie sculture. A più tardi. Come dicevo, trovate degli oggettini e delle cose che sono originali. Vabbè, la pena di venire. Che devo fare? Prendo questa bella cultura napoletana. Grazie. No. Voilà. Vedete che bello oggettino, guardate qua, no, grazie. Una domanda, posso fare una domanda? Eh? Una domanda. No. Scusa. No, mi serve un po' di questa roba qui. Andiamo a vedere però altri prezzi. Devo fare un vaso, allora voglio fare un vaso con questa roba qui. Qua ce ne stanno a miliardi, quindi su questo non... qua ci sta il famoso museo delle torture che non siamo mai andati a vedere, con tutti i macchinari antichi che servivano per fare le torture, quindi interessante da vedere. Ragazzi, io sono un masto in questa arte qua presepale. Però mi sono fermato con i presepi, posso ricominciare quando voglio. Quando ce l'hai dentro non termina mai, però sono fermato perché non so a Parigi come va, dico proprio la sincera verità, perché costa tutto talmente tanto, no? E penso che le persone non siano proprio tradizionaliste, cioè nel senso di mettersi il presepe nella casa. L'albero di Natale lo sanno, però non so se amano, non l'ho capito, se amano i presepi, che la roba costa tanto, però loro poi sono proprio fiduciosi, altro che genovesi. In compagnia nostra ci sta anche il più grande massaggiatore di Napoli, che vi consiglierei a tutti, specialmente tu Nicolas di Dio, che vieni qui
Quindi se devi avere massaggi non ci stanno, non ti preoccupare, non ci sono... io non mi abbusco niente. No, no. Ok, però io... vedi anche nelle mie amicizie ci sta Lorenzo Loffredo. Io Loffredo. Lorenzo Loffredo. Io Loffredo, sembra a lui. Ah, io Loffredo. Ma... c'hai ragione, no, vabbè, perché quello Loffredo è più conosciuto. Però più scicchia. C'ha l'uff. A 67 anni. Ragazzi, iniziamo questa avventura culinaria, come appunto voi sapete, con un bel misto di cosettine molto simpatiche, ci sta un po' di tutto. Vi consiglio sempre di prenderlo. Le birre? Allora, le birre sono a me e a lui. Stanno crocchettine. Queste qua sono ripiene di ricotta, di ciurilla. Vai va! Sì. Qua non ti piace, sicuro. La corrente. Che cosa la volete? Bravo! Allora, sono arrivate altre cose, però non finisce qui. Arriveranno ancora altri piatti. E poi stavamo pure parlando di Gabriele. Allora, ragazzi, poi è arrivata anche la mozzarella. L'ho chiamato Gabriele. Voilà, è il polipo. Non più tardi, il pomisto, gamberi e compagnia varia. Sto pure bello. Ah? Mi piace a Paolo le crociere. La crociera. Che cosa? La quasi è la crociera. No, Elio. Ma Elio va più sullo sci. La barca, no? Sì, la barca sì. Però le... vabbè, quando fai la crociera. Vabbè, la crociera. No, aspetta. Però tu mostrai qua. Treno, sì. Quando fai la crociera. Quando sono andato se la fai un po' che ci usci. In Napoli siamo andati a fare la, tutte isole. Io sono andato e ho detto, torniamo, non mi sono. No. E dopo. Voi, ti sta dando tutti i poli per te. Un goloso. Ma siete nuovi, eh? Perché siete gattini piccali. Aspetta mamma. Bello. Guardate che carnivori. Ma voi dovete mangiare pesce quando venite nella zona di mare. Manca solo l'insalata per voi, Sì, la grigliata di verdure. Ah, grigliata di verdure, sì. E pomodoro. Voilà. Allora, ragazzi, io invece mi sono preso una grigliatina. Dove stanno i miei tesori? Ma ci preso, non fu. Che c'è? Di darmi a ricoverare, gli amici. Vieni a babbo, arrivate il pesce. Dov'è la forchetta? Allora, cosa vuoi, pesce spada o un gamberone? Pesce spada. Tutta cagna. Vieni a babbo, via. Buono, no, ragazzi, niente da dire. Buono. Si mangiavo io, come tutte persone umane. Una bella delizia, sì. 120 kg. Va bene. Io non voglio. Quando sono già magro. Volevo essere. Adesso non posso perché non faccio. Allora.
Vabbè, ieri hai svuotato tutto. Ah, c'era la signora, ok. Ah, è come combinata, parla. Meglio non ricordare. Buona. Allora, ragazzi, delizetta al limone. Consigliata a tutti che venite. No. Gelato. Cerchiamo di non sporcare il pantalone. Caffè. No, ci abbiamo finito così. Questa straordinaria giornata passata in compagnia di Lorenzo. Grazie. Vi ricordo a tutti che per info e informazioni stava facendo la pubblicità direttamente a lui, non dovete, vi posso dire io qui è, però non dovete parlare, contrattare con me, contrattare direttamente con lui. A Rizzo, la piscina, tante gente sono venute in Paolo, che non hanno visto su Facebook. Si fu, c'è il mempai qua, non posso credere, l'ho visto.